Oggi una presentazione molto importante di questo nuovo ponte che di fatto sarà uno snodo cruciale per il traffico di Città Sant'Angelo Montesilvano. Direi proprio di sì, è l'obiettivo dal quale non ci siamo assolutamente né allontanati e né distratti. È un lavoro durissimo quello che abbiamo messo in piedi anche in questi 2 anni, che proviene da un progetto avviato dal Presidente De Dominicis, che poi ha visto la realizzazione delle procedure di gara d'appalto col Presidente Testa, e a me compete adesso il ruolo di realizzatore dell'opera e quindi di consegna dell'opera alla comunità vasta che noi rappresentiamo a livello di Montesilvano, di Città Sant'Angelo e Pescara. È una esigenza indiscutibile, è un'attesa che arriva da tanto tempo, e a questo punto ci siamo. Un primo tratto che viene presentato oggi di 110 metri di campata, che consentirà già nel mese di febbraio a buona parte del traffico veicolare di prenderne pienamente possesso. Noi siamo convinti che quest'opera rivoluzionerà complessivamente anche la qualità della vita dei cittadini di quest'area. Su questo noi puntiamo, e con i comuni si andrà anche a definire il piano della viabilità, perché è necessario poi accelerare in qualche misura e superare eventuali ostacoli laddove questi dovessero esserci. A dicembre 2017 noi confidiamo di concludere i 3 ponti e inaugurarli definitivamente. Uno snodo cruciale anche per l'ingresso dell'autostrada a qui a pochi passi. Beh, è indiscutibile questo, qua si è parlato da sempre di una centralità viaria a servizio di una collettività vasta, e quindi è chiaro che questi 3 ponti e questo investimento arriva nel punto giusto e anche nel momento giusto.